Ciao, Paranormal Investigator Varese, oggi mi trovo a Vizzola Ticino, vicino alla Malpensa. Alle mie spalle la Torre dell'Acqua e c'è anche un comignolo, una ciminiera. Andiamo e visitiamo questo posto. Sono vicino alla Bonifica Capronni. Ok, adesso andiamo, andiamo perché non sto più nella pelle, voglio salire su quella torre. E state seduti comodi sui vostri divani e sempre occhio ai spietri, i miei e ai vostri. Ok? Andiamo. Buona visione a tutti. Partiamo da qua. Qui è un deposito di qualche cosa. Accendere anche il K2. Qui dove andiamo a finire? Dentro qua, qui è un altro deposito, sembra un deposito alla vecchia fabbrica. Guarda qua che roba. Ah, ecco, un deposito di cloruro e solfato potassio, solfato. Guarda che roba, che razza di... Qui ci sono delle palline. Un macchinario. Ah no, qui ci mettevano dentro i vari prodotti chimici che venivano passati. Porca miseria. Il caschetto sempre in testa, mi raccomando. Cambiano le stagioni, ma il caschetto rimane sulla mia testa, eh? Vediamo cosa c'è dentro qua. Altri macchinari lasciati qua. Ci sono delle lastre di amianto. Qui c'era una vasca. Qua a vedere che cosa c'è. Ah, ecco, non c'è niente. Era una vasca, una scaletta, quindi c'è una specie di pozzo, ma no, forse è una fornace. Buttavano la roba. Guardate il tetto diroccato qua ormai. Eh sì. Porca miseria. Guarda che vecchia bottiglia di vino, no, di liquore, Maggi. Maggi, guarda che bottiglia. Vecchia. Ecco, allora, adesso andiamo
verso la Torre dell'Acqua. Anche qui hanno lasciato dei vari macchinari. Eh sì, questi sono dei lastre di vetro, divani, piastrelle, libri. Proposta. Aeroporti di Milano. Essendo vicino alla Malpensa, passiamo per di qua. Una specie di pompa. Guardate qua. È completamente distrutto. Col tempo è andato giù tutto. Bene, andiamo verso la Torre dell'Acqua. Questa volta qui c'è un altro macchinario. E poi ci sono in giro queste palline di plastica che chissà che cosa servivano. Qui è tutto diroccato, vedete. Questa era una ciminiera, sarà alta un 30 metri, anche questa, Torre dell'Acqua. Un bel edificetto questo, da andare a vedere e curiosare, come urbex. Sempre nella provincia di Varese. Guardate qua, ragazza di... movimenti. Ecco qua, qui c'è una porta, la prendiamo. Devo andare lì dentro. Qui si sale. Qui cosa c'è? Qui c'è già le cose dell'acqua, girava, vedi? Ma qua non ce n'è più. Andiamo, saliamo per le scale. Guardate che bella finestra, una bella finestrina qui, fantastico, Si sale, non sembra, ma si sale a cerchio come nella Torre di Pisa. Ecco qua un'altra finestrina, vedete, E andiamo su piano piano. Faccio vedere un po' un'altra finestrina. Ecco qua, siamo su piano piano. Guarda qua, qui si vedeva la ciminiera. Si risale, sale piano piano. È dolce come scala, comunque è molto molto dolce. Si continua a salire. L'aria è abbastanza fredda, fresca, non fredda, fresca. Qui c'è tutto sulle scale, vedete? Questo è tutto l'intonaco che è sceso con il tempo. Era tutta intonacata bene. Eh sì.
Piano piano si sale, si sale. Ecco qua, incominciamo a vedere qualcosa. I tubi. Ogni tanto ci sono i tubi che vanno in giù. Penso dell'acqua, vedete? Posto dove sono stato prima. E la Paranormal Investigator Varese continua a salire. Olè. Anche qua. Sale. Qui c'è una scaletta un po' più ripida. E qui. Qui ci sono due finestre addirittura. Sempre più su. Anche qua. Bellissimo questo posto. Si va su. Un po' più ripido, devo dire, in questo momento. Ecco qua. Siamo arrivati nel primo atrio della torre dell'acqua. Vedete? Guardate. Lì c'è il vergaro con la cariola. Le campane. Guardate che bellezza. La torre dell'acqua. Vizzola Ticino, vicino alla Malpensa. Guardate che razza di soffitto. La giriamo un po'. Stile Liberty. Affrescato, azzurro. L'azzurro è l'immenso. Una volta era sempre immenso. Ecco. Adesso qua andiamo su corrente perché io voglio salire in cima. Ecco qua, vedete? Guardate che bello. Vedete? Si vede ancora la cima della ciminiera. Siamo abbastanza in alto, eh? Vedete? Guarda. Eh sì, questi sono i tetti. C'è il vergaro da quella parte, con gli animali. E Bonifica Caproni, il vecchio Vergaro, lo vedete lì, sta zappando i suoi filari. Ecco, allora io direi di salire per questa scala. Innanzitutto guardiamo un attimo se ci sono. No, non c'è niente, tutto normale, tutto è ok. Qui addirittura c'è una specie di cosa che va giù. Ma io direi di non salire sopra e di non aprire niente, perché poi è pericoloso per quelli che vengono dopo. Saliamo. Saliamo, qui non c'è niente. Guardate che bellissimo azzurro, guarda. È stato fatto due volte, vedi? Due volte è stato fatto questa pittura, due volte. Due strati, quello sotto, il primo, è più blu di quello dopo. Qui c'è il balconcino, vediamo di aprirlo, però è il balconcino che gira, vedete, questo è il primo stadio della torre dell'acqua. Vedete, qui è già la cima della ciminiera, il camino lì, vedete, guarda dove sto girando. È impressionante. Il vergaro, spero che non mi veda. Si sente. Andare, andiamolo. Adesso entro in questa posizione. Vai, la testa, e io chiudo questo balconcino e risalgo. E qui è abbastanza ripido, c'è una botola, qui è abbastanza ripido, di legno, speriamo che non si scanna, adesso qua devo fare una fatica per aprire. Eccomi qua.
mattino, salire in cima alla torre. Oh, oh, oh. Il gelato, l'ha sentito. E siamo in cima alla torre. Vedete che panorama immenso, le Alpi, le Prealpi, vedete? Guardate, qui c'è dove... E scendo per questa scala, eccoci qua, posso staccare il contatore della corrente e incomincio a salutarvi da qua. Ciao dalla Paranormal Investigator Varese, vi ho portato qui in visita in questa torre, Torre dell'Acqua, circa alta 30-35 metri. Sono stato fino in cima, qui sono nel primo atrio dove è stato dipinto in stile Liberty in azzurro, questo bellissimo immenso azzurro che si usava una volta. Grazie per la visione, ci rivediamo al prossimo video come sempre. E grazie per i vostri commenti che mettete sempre sotto, e qua sotto al video vi metto un po' di cenno storico di questa torre, e niente, al prossimo video, al prossimo incontro. Ciao, grazie dalla Paranormal Investigator Varese, ciao a tutti, grazie, ciao ciao ciao.